I comitati di quartiere hanno già incontrato la giunta Galimberti per illustrare la situazione, le difficoltà, le priorità delle diverse zone di Cremona. Recentemente i rappresentanti dei vari comitati hanno potuto inaugurare il percorso di confronto con il comune, intenzionato a scattare una fotografia utile per cominciare a lavorare sulle periferie. Il sindaco ha chiesto ad ogni quartiere una lista degli interventi ancora da realizzare e di quelli invece già compiuti dalla precedente amministrazione, con un elenco delle priorità più sentite dai residenti che la nuova amministrazione dovrà valutare. Un elenco dettagliato di ciò che i cittadini ancora attendono. Il quartiere Zeist l'ha preparato da tempo e tra gli interventi ritenuti prioritari restano la copertura del cavo pipì aperto, che rappresenta un pericolo per i bambini che frequentano il vicino parco giochi, ma anche una messa in sicurezza della rotonda in entrata al quartiere. Abbiamo avuto un'intervista col sindaco, con tutti i comitati di quartiere. Adesso a settembre avremo un'altra riunione con le nostre relazioni, ogni quartiere avrà la sua e decideranno il da farsi. Abbiamo fatto delle richieste, ad esempio per la Villa Angiolina, per la Fonte Persico, che lì è un disastro. Poi c'è gente che abita in Via Serafina e ci chiede sempre che sbocco avranno. C'è anche il sottopasso della ciclabile. Qui da noi che adesso è pieno di buche, quindi è pericoloso anche per la gente che scende, sale con le biciclette, è diventata una cosa un po' pericolosa. E giustamente, come dice il sindaco, dice: noi non abbiamo la bacchetta magica di esaudire tutte le vostre cose. Cose sono state realizzate anche con l'altra giunta, non è che non le hanno realizzate, però insomma hanno realizzato anche la telecamera, hanno realizzato la pensilina di fronte alla chiesa, tantissime cose hanno fatto. Quindi adesso speriamo quelle che sono rimaste che ce le esaudiscano.